Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei preferiti del mese. Siamo alla fine di giugno, quindi ovviamente questo video riguarda i preferiti del mese di giugno. Allora, prima di iniziare, se vi piace il trucco che indosso in questo momento, come al solito, trovate la lista dei prodotti che ho utilizzato qui sotto nell'info box, visto che me lo chiedete sempre. Se non trovate la lista qui sotto è perché non posso scrivere così tanto in descrizione. Il look che indosso è lo stesso del video precedente, quindi vi lascio qui sotto il link del video precedente dove trovate la lista dei prodotti che ho utilizzato. Nel mese di giugno il trucco che ho realizzato è stato un trucco molto naturale, quindi quello che vedete all'interno di questo video sono tutti i prodotti che servono per realizzare un trucco veloce e naturale. Non trovate nulla di estremamente colorato, di estremamente pigmentato, di estremamente innovativo. Sono tutti prodotti molto leggeri e facilissimi da utilizzare. Iniziamo, andiamo per ordine, iniziamo dalla base. Il fondotinta che ho utilizzato di più in assoluto in questo mese è stato il Bourjois Healthy Mix Foundation. Lo conoscete, se mi seguite da un po' sul canale lo dovete conoscere per forza, perché questo è il mio fondotinta numero uno, è fantastico. Non ve ne voglio parlare troppo perché ve ne ho già parlato in tantissimi video. Comunque è un fondotinta, diciamo, di media coprenza, luminoso al punto giusto, non si lucida, non fa effetti strani sul viso, ha un effetto estremamente naturale, estremamente salutare sul viso, è adatto sia per una pelle molto giovane sia per una pelle più matura. Questo lo utilizzo sia su di me sia su mia mamma, fa un effetto bellissimo su entrambe. L'avevo messo un po' da parte con il fatto che questo inverno ho provato tantissimi fondotinta. Come sapete, facevo una rubrica in cui provavo un fondotinta diverso ogni settimana. Quindi, diciamo, l'avevo un attimino accantonato, poi l'ho ripreso perché volevo appunto un look più fresco. E da quando l'ho riniziato ad utilizzare, non riesco veramente a separarmene. È il mio fondotinta numero uno ormai da una vita. Altro prodottino che ho scoperto questo mese è stato il fondotinta, il correttore di Maybelline l'Instant Anti-Age nel colore 00 Ivory. In realtà, diciamo, non è stata una scoperta di questo mese perché ho sempre utilizzato il correttore Instant Anti-Age di Maybelline, però fino a poco tempo fa in Italia erano disponibili soltanto due colorazioni, la light e la nude. La light non era così chiara, cioè su di me era troppo scura, non andava ad illuminare la zona del contorno occhi, al contrario me la scuriva, quindi per tutte le mozzarelline come me era difficile utilizzarlo, specialmente in inverno, perché appunto risultava troppo scuro. Maybelline ha lanciato quest'inverno in America tutta una nuova linea di colori, cioè non una nuova linea, un nuovo range di colori, che finalmente sono arrivati anche qui in Italia. Se non li trovate disponibili in negozio, vi lascio il link qui sotto, potete acquistarlo direttamente su Amazon. Io l'ho preso su Amazon e appunto il colore è chiaro, va benissimo per me. Dà un effetto luminoso, come vedete lo indosso oggi, sia nella zona del contorno occhi, lo utilizzo anche al centro del viso per fare appunto l'effetto luminoso. Un altro prodotto super economico che ho utilizzato moltissimo in questo periodo è questo qui di Essence, che si chiama Brighten Up. Il colore è il 10 Baba Banana, si chiama così, ed è praticamente una polvere chiara per andare ad illuminare i punti centrali del viso. Non la utilizzo in questo modo personalmente, vi ripeto, quando voglio un look semplicissimo e velocissimo da realizzare, lo prendo con la spugnetta direttamente così dalla cialdina e lo presso così sulla palpebra. In questo modo ho un effetto di palpebra uniforme e luminoso in mezzo secondo. Passiamo ora alle palette di ombretti che ho utilizzato in questo periodo. La prima è questa di Milani, mi piace un sacco questa palette. Se cercate una palette di ombretti economica, dovrebbe stare intorno ai 12 euro. Dategli un'occhiata, ovviamente i colori disponibili non sono solo questi, ce ne sono tanti altri, però la qualità è buona, la uso tantissimo, quindi vi ripeto, se cercate una palette buona ed economica, dategli un'occhiata. Di questa palette utilizzo tantissimo il colore chiaro, sia come punto luce nell'angolo interno dell'occhio, sia da applicare su tutta la palpebra mobile. Mi piacciono moltissimo anche i due colori opachi quando voglio qualcosa di veloce. Sarà il tema di questo video, lo so ragazzi, semplice e veloce. Quando voglio qualcosa di estremamente naturale e velocissimo da applicare, prendo questo colore qui, che è davvero quasi il mio colore di pelle leggermente più scuro, e magari lo scurisco con il marroncino di media intensità.
Se mi serve un nero opaco, questo qui è bellissimo. L'unica cosa è che ha leggermente fallout, basta mettere un pelo di cipria o magari mentre truccate l'occhio tenete un fazzolettino qui nella parte inferiore. Anche il colore chiaro rosato è, diciamo, della stessa qualità del colore chiaro, però personalmente preferisco di più un colore luminoso giallino. Se vi piace il rosato, c'è anche quello in questa palette. Altre due palette, sempre dai colori neutri estremamente naturali che ho utilizzato in questo mese, sono la Barely There 1 e la Barely There 2 di Model Sun. Queste palette costano leggermente di più, mi sembra sono sui 25-27 euro, qualcosa del genere. Di queste palette non dovete aspettarvi una scrivenza tipo, non lo so, ombretti di Urban Decay, ombretti di Colored Rain, non lo so, di qualsiasi altra palette. Queste palette si chiamano Barely There, che significa appena lì, ed è assolutamente quello che fanno. Se cercate una palette che non sia estremamente scrivente, che sia facile da gestire, che non abbia fallout, oddio, la Barely There 2 forse ha leggermente un pelino di fallout, questa qui no. Se vi piace realizzare dei trucchi estremamente naturali e la mattina non avete tempo di truccarvi, secondo me queste palette sono perfette per voi. I colori, come vedete, sono estremamente naturali, cioè sono veramente delle palette a prova di errore. Se volete, non lo so, avere un trucco più presente sugli occhi, dovete riandarci diverse volte, però sinceramente non lo considero una pecca, nel senso che secondo me queste palette sono perfette, vi ripeto, per realizzare dei trucchi estremamente veloci e sono a prova di errore. Quindi, quando non ho tempo per truccarmi, quando voglio una sfumatura, ma voglio davvero poggiare il pennello, fare fu 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 e poi correre via perché devo sbrigarmi ad uscire di casa, queste sono le palette che prendo. Questa è la 1. Diciamo che di questa palette utilizzo quasi esclusivamente i colori opachi. Gli shimmer, non so per quale motivo, non mi sono ritrovata ad utilizzarli così spesso, anche se sono comunque degli ombretti validi, però non so per quale motivo, appunto vi ripeto, non mi sono trovata ad utilizzarli così spesso. Quest'altra invece è la Barely There 2, che come vedete ha delle cialdine più grandi, però anche qui i colori sono estremamente naturali. Sono dei colori caldi a base arancione, tranne questo e questo che sono a base rosato. Oddio, anche qui c'è l'arancione. Sì, forse solo questo è a base rosata, tutti gli altri sono a base calda, però anche questi non sono degli ombretti estremamente scriventi, sono facilissimi da gestire e da sfumare. Ritorniamo nuovamente al viso, l'illuminante che ho utilizzato di più in questo mese è stato lo Strobe Gel di Zoeva nel colore Halo. Questo illuminante secondo me è fantastico e è molto sottovalutato, cioè io non lo sento per niente su YouTube, ma secondo me è un illuminante davvero bellissimo. Di cosa si tratta? Ve ne ho parlato già in altri video perché lo utilizzo da un bel po' di tempo. Di cosa si tratta? È un illuminante in gel, cioè è un gel estremamente sodo. È da applicare con la spugnetta, non provate ad applicarlo con le dita perché è molto difficile da sfumare in quel caso. Lo prendete con la punta della spugnetta, vedete, c'entra benissimo nel barattolino, lo scaricate o così sul bordo o leggermente sul dorso della mano, poi lo picchiettate così sullo zigomo. È una cosa che a me piace fare una volta che la spugnetta è scarica, presso appunto la spugnetta così in giro per il viso in modo da avere un effetto luminoso un po' su tutto il viso. Dura tutto il giorno, l'effetto è ancora una volta estremamente naturale. Si va a fondere benissimo con la pelle, non sembra un illuminante che sta lì sopra la vostra pelle, ma sembra, vi dà quasi l'effetto di pelle luminosa. Non contiene dei glitter, cioè sicuramente li contiene perché per dare l'effetto luminoso ci devono essere dei glitter anche finissimi all'interno, però la cosa bella è che non si vedono, dà questo effetto luminoso sullo zigomo che vi ripeto, sembra quasi la vostra pelle più luminosa piuttosto che un illuminante applicato sullo zigomo. Passiamo alle labbra, delle matite che ho utilizzato tantissimo in questo periodo. Sono due matite di W7, le Lip Twister. Di queste vi ho fatto una recensione, sono delle matite pazzesche, dovete assolutamente comprarle, costano 1 euro l'una, cioè parliamone. Io ce le ho tipo di tutti i colori. No, scherzo, non ce le ho di tutti i colori, ce ne ho tipo 7, ma li voglio tutti,
sono quasi sempre sold out sul sito perché il prodotto è eccezionale, il prezzo bassissimo, ovviamente vanno sempre sold out. I colori che ho utilizzato tantissimo in questo periodo sono pink, che è diciamo un colore nude a base rosata molto molto naturale, è quasi, cioè diciamo è simile al mio colore delle labbra, quindi è uno di quei colori assolutamente non impegnativo da portare che potete applicare sia se avete un trucco super mega carico, sia se avete un trucco estremamente naturale, trasparente, che non si vede quasi, è una di quelle matite che sta bene sempre. L'altro colore che ho utilizzato è un colore che ha un nome che non so pronunciare. Si chiama Rioja, credo. Se è spagnolo si dovrebbe dire così, non ne sono sicura. Comunque, anche questo è un colore neutro, anche questo è a base rosata, però diciamo che è più presente sulle labbra, si vede che avete applicato un qualcosa lì sulle labbra, molto molto bello, anche questo è estremamente portabile con qualsiasi look e mi è piaciuta un sacco, insomma se sta nel video dei preferiti ci sarà un motivo. Ultimo prodotto di questo mese, ma non per importanza, sono i lip gloss, cioè i lingerie, come si chiamano? Sì, NYX Lingerie Gloss, non lo so come si chiamano, ci hanno scritto un sacco di cose qui sul barattolino e non si capisce qual è il nome. Comunque sono i gloss di NYX, vi ho fatto la recensione qualche giorno fa qui sul canale, uno lo sto indossando sulle labbra in questo momento, non ve ne parlo troppo, se volete vedere il video ve lo lascio cliccabile qui, l'avete visto l'altro giorno, quindi non sto qui a ripetere tutte le cose. Sono dei gloss molto carini, il prezzo è molto abbordabile. In particolare, il colore che ho utilizzato più di tutti è quello che ho sulle labbra, che si chiama Euro Trash. Gli altri due anche sono molto carini, si chiamano Sable e Bear With Me. Sono carini tutti e tre, però quello che ho utilizzato di più in assoluto e che per mia preferenza personale mi piace di più è appunto quello che ho sulle labbra in questo momento. Questi sono tutti i prodotti preferiti del mese di giugno. Fatemi sapere, come al solito, quali sono state le vostre scoperte di questo mese. Se c'è qualche prodotto che mi consigliate di provare, lasciatemi scritto tutto in un commentino qui sotto. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, ricordatevi di spolliciarlo in su o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Oh.